Se ti arriva Modric, allora che se ne vada, però non ti arriverà mai. No, però voglio dire, costa un po' di più forse Modric. No, lo dico, se questo cambia. Con tutto il rispetto, però io mi tengo Nainggolan. Non c'è lo so, sono due giocatori diversi. Mi dispiace. No, ma che ti dispiace proprio, perché io mi tengo Nainggolan tutta la vita. Va bene. Cioè, sbaglio ovviamente. Proprio, ovviamente sbagli. No, ovviamente sbagli, sì, ovviamente sbagli. Nainggolan cosa ha fatto per paragonarsi a Modric? No. No, dimmi tu. No, ma io Modric non è che mi ricordo però che ha vinto chissà che cosa fino adesso, eh? Cioè, onestamente, è bravo, io lo stimo, molto bravo, elegante, classe e tutto, però cioè, non è che mi ricordo che ha alzato qualche coppetta a Modric. No, solo la decima. Sì, un po' spesso infortunato però. Sì, ma cosa dici? Ma che stai dicendo? No, ma quando? Io adesso mi hai detto, visto che parliamo dell'Italia, gira su internet, su YouTube, un bel video dove, nome e cognome faccio, Massimo Mauro dice Modric, no, assolutamente, con tutto il rispetto di Modric prendo tutta la vita Nainggolan, perché Modric cosa ha alzato? Io non mi ricordo che ha alzato una coppetta, aveva vinto appena la decima, però dice Modric niente di che, niente di particolare. E lavorava a Sky, Lele, non lavorava a tele girati dall'altra parte. Lavorava a Sky e Boban doveva sentirsi dire da Mauro, no, ma Modric, no, niente di che, preferisco tutta la vita a Nainggolan. Ma capisci dove siamo messi? Quando tu dicevi dei filosofi, dei personaggi, ne posso dire mille altri di nomi. Massimo Mauro diceva, Modric, non mi convince tanto. Cosa ha vinto? Non mi ricordo niente. Aveva vinto la decima, poi ha vinto il pallone d'oro e altre quattro. Di cosa stiamo parlando? Di quello che dicevi te. I filosofi, ce ne sono tanti. Ci sono tante persone incapaci che vogliono mantenersi il loro posto tranquilli. Ma ce ne sono migliaia.